Prova. La bottega del Veronese, una tesi dal titolo La bottega del
Paoli e altri collaboratori tra Venezia e la Germania. Diciamo, analizzando in particolare un periodo che va dal 1570 al 1598. I risultati di questo elaborato tesi e anche di altri ricerche condotte nell'ambito di un altro quanto, da cui pietà giovani studiosi e dottorandi della stessa università, sono poi confluiti all'universitamente, sono poi confluiti in una mostra, un'importante mostra che si è tenuta nel Palazzo della Guardia a Verona qualche anno fa, nel 2014, dedicata appunto a Paolo Veronese e a sua Veronese ha avuto diversi interventi seminariali all'interno della stessa università e poi per concorso è approdato alla scuola di specializzazione di Medicina dell'Università di Udine e quindi sotto questa istituzione che voi avete trovato, avete abilitato nella località. Continua gli studi sulla pittura veneziana all'età della maniera, partendo da Giuseppe Salviati, che è stato oggetto della sua tesi biennale, a cui ha dedicato anche un saggio recentemente ne ha fatto omaggio, e continuando ad analizzare la pratica delle botteghe a Venezia nel 500. Come avete notato, il titolo non è appunto, come spiegava il professor Ameli, veronese e apice, ma è veronese proprio perché la botteghe si analizzerà la presenza di un'opera importante di Paolo, ma anche l'intervento della bottega di tutti i vari contesti. Naturalmente si parla della pala con la Bibbia di Sant'Arpa, della chiesa che attualmente retta solo il titolo di Sant'Arpa, ma che per noi storici continua a essere Sant'Arpa e Santa Caterina, mi dispiace. Continuerò a chiamarla. È un dipinto un pochino trascurato, nel senso dagli studi venesi, e che però è stato poi analizzato la storia della una mostra tenuta presso il museo di Santa Giulia recentemente e che però insomma vale la pena di rivedere. Devo dire che a dicembre io e il mio si siamo divertiti nonostante il freddo a girare un po' per il mese bresciano, a raccontare le nostre opinioni e chiarire su qualche idea, appunto anche seguendo le indicazioni del professor Ameli. Spero però mi vedrete i risultati e sono assolutamente convinta che questa lezione sarà interessante e che risultate per voi che avete avuto la cortesia di intervenire. Grazie. Grazie a voi che siete qui. Si inizia sempre con i ringraziamenti, devo fare dei numerosi ringraziamenti. Ringrazio il professor Luciano Merli per avermi coinvolto nel ciclo di lezioni di storia dell'arte che si sta tenendo in questa sede in contatto con gli studenti di grafici bresciani. Ringrazio la professoressa Fiorella Fisoni, con cui, come ha spiegato, ci siamo tenuti in contatto, mi ha fatto da cicerone nella vostra città e grazie a lei ho potuto conoscere meglio le opere d'arte della città e vi ringrazio entrambi per la fiducia che mi è stata portata in quanto questo invito è stato per me un'occasione per approfondire le mie conoscenze sul contesto quello che sciamo che appunto fino a poco tempo fa conoscevo poco sul piano storico artistico e in particolare su alcune opere presenti in città di cui mi ero accorto che esisteva già nel corso delle mie ricerche con la tesi di laurea magistrale, come ha detto la professoressa. Perciò, quello che vorrei fare qui oggi, questa sera, parlando di veronese nel contesto bresciano, è pormi assieme a voi delle domande e cercare di proporre dei percorsi di ricerca ulteriori rispetto a quello che si conosce già. Perciò spero di non dilungarmi troppo perché vorrei lasciare il tempo anche per delle vostre eventuali considerazioni e anche soprattutto quelle dei professori qui presenti. Il titolo di questa conferenza, come potete vedere,
risponde già a una domanda. Perché Veronese e Brescia? Innanzitutto perché gli intenditori d'arte bresciani sanno che in questa città esiste una palla d'altare dipinta e firmata da Paolo Veronese, che è appunto il martirio di Sant'Afra, per la chiesa bresciana di Sant'Afra, in Sant'Eufemia. Sì, beh, allora, posso fare un'altra cosa. Si sente, si è acceso, ma mi sentite oppure così? No, probabilmente la fa. Mi sentite? Mi sentite meglio? Parlavo dunque del sintetico. Parlavo dunque del martirio di Sant'Afra, della chiesa di Sant'Afra di Sant'Eufemia. Questa tela, dicevo, è firmata. Mi dispiace per questo dettaglio molto sgranato, ma forse riuscite a leggere la firma di Paolo, la firma che recita Paolo Cagliani, facta, credo che si debba sciogliere questa abbreviazione. Si trova sul piedistallo del patibolo su cui la santa riceve il martirio. È una firma che mi dà un po', anzi direi molto, da pensare, ma una cosa per volta, ecco. Sappiamo che la vecchia chiesa di Sant'Afra, quella vicinissima alla Pinacoteca Tasso Martinengo, è stato un edificio gravemente colpito da un bombardamento nella Seconda Guerra Mondiale. È stato ricostruito con un'operazione che gli addetti ai lavori chiamano restauro di ripristino, ossia di ricostruzione dell'antica facies architettonica, ed oggi è diventato il santuario del monastero delle Dimesse di Sant'Orsola, intitolato alla fondatrice Sant'Angela Merici. In quest'ultima sede i più informati sanno della presenza di un'altra tela uscita dalla bottega veronesiana, ossia l'Adorazione dei Pastori, firmata anch'essa da Carlo Cagliari, però dal figlio di Paolo Veronese. La firma, anche questo è un dettaglio bruttissimo che ho cercato di schiarire per potervi far vedere questa scritta, che forse non si leggerà dall'immagine, però vi assicuro che c'è ed è posta sempre sul piedistallo della mangiatoia su cui è posto il bambino. È una firma molto simile a quella del martirio di Sant'Afra, recita Carlo di Paolo Cagliari, veronese, facta. Questo dipinto è posto in alto sulla parete di fondo della navata sinistra della chiesa, in una posizione che rende il dipinto un po' di difficile lettura, e quindi il fatto che un'immagine a colori sia stata pubblicata nel catalogo della mostra della pittura del Cinquecento tra Brescia e Venezia dell'anno scorso mi ha aiutato molto a riconsiderarla. Il martirio di Sant'Afra, inoltre, è stato restaurato nel 2002 dal restauratore Leonardo Gatti, e i risultati del restauro sono stati pubblicati nella stessa occasione dalla dottoressa Laura Paola Gnaccolini. Ho accostato questi due quadri non solo a causa della loro comune provenienza, l'antica chiesa di Sant'Afra, ma anche perché Luciana Cosato-Lacher, allieva di Rodolfo Parrucchini, il famoso storico dell'arte, e che va ricordata come studiosa che ha fondato gli studi sulla bottega veronesiana, riteneva il martirio di Sant'Afra, nonostante la firma, opera largamente attribuibile proprio a Carlo Cagliari, e riteneva di poco successiva l'Adorazione dei Pastori, questa Adorazione dei Pastori, e quindi collocava cronologicamente entrambe le tele in prossimità della morte di Paolo Veronese nel 1588. Queste considerazioni dell'accusato Larcher sono tuttora le più seguite dagli studiosi, non da tutti però, come sa bene il professor Luciano Anelli, che quella pala
è un convinto sostenitore dell'autografia paulesca, intendo la palla del martirio di Sant'Afra, ovviamente. Oggi le nostre conoscenze sulla bottega di Paolo Veronese, dopo l'importante mostra su quest'artista che si è tenuta a Verona nel 2014, a cui accennava anche la professoressa Frisoni, si sono evolute e hanno avuto tanto. Sì, ecco, sì. Si sono evolute e a un punto tale che le considerazioni passate possono essere discusse e cercheremo di farlo anche questa sera. Constatare la presenza di questi due dipinti a Brescia ci indica prima di tutto che il contesto di Sant'Afra, dell'antica Sant'Afra, è un altro interessante episodio della sfortunata vicenda che riguarda la bottega di Paolo Veronese. Perché dico sfortunata? Chi conosce la biografia di Paolo Veronese sa che egli è morto in maniera abbastanza inaspettata nel 1588 all'età di 60 anni. Sappiamo anche che alla metà degli anni 80 del 500 della bottega di Paolo facevano parte, almeno ufficialmente, solo i suoi parenti più stretti, e cioè suo fratello Benedetto, che ha sempre collaborato con il maestro fin dai tempi più precoci della produzione di Paolo Veronese, e lo ha sempre seguito, e di cui facevano parte anche i figli Carlo, nato nel 1570, e Gabriele, nato nel 1568. Quelli che dopo questo fatidico 1588 temporaneamente si sarebbero firmati in alcune opere d'arte, soprattutto pale d'altare, con una firma collettiva che recita Erede Spauli, ossia gli eredi di Paolo Veronese. Tra gli eredi, Benedetto Cagliari ha di fatto diretto per il periodo degli Erede Spauli la bottega di famiglia, e ritengo inoltre che egli debba essere considerato come una sorta di esecutore delle volontà di Paolo Veronese, anche se dobbiamo tenere presente che il testamento del maestro Veronese non ci è pervenuto. Quindi questa è la mia supposizione, ma mi sembra abbastanza fondata. Ho dei motivi infatti per credere che esistesse da parte di Paolo Veronese una previdente volontà di puntare sul figlio più artisticamente dotato, il suo secondo genito, Carlo, per portare avanti in futuro l'attività della bottega di famiglia, per quanto Paolo credesse di vivere più a lungo di quanto in effetti è stato. Carlo Cagliari, tra gli eredi, sarà di fatto la personalità emergente, iniziando ad attuare, verso la metà degli anni 90 del 500, una strategia di autopromozione che di fatto ci è testimoniata anche dalla tela collaborazione dei pastori di Sant'Angela Medici, che abbiamo visto essere firmata da lui, oltre che da altre pale d'altare firmate in particolare per chiese della terraferma. In questa epopea veronesiana, mi piace definirla epopea veronesiana, la vera sventura è però rappresentata proprio dalla prematura morte del rampollo che si voleva far diventare un nuovo capobottega. Carlo Cagliari morirà infatti anche lui improvvisamente nel 1596 all'età di 26 anni. E di lì a due anni, nel 1598, anche lo zio Benedetto sarebbe morto, segnando l'inesorabile chiusura della bottega di famiglia. Ci sarebbe in verità da dire ancora su Gabriele Cagliari, il primogenito di Paolo, che sopravvisse ai suoi parenti addirittura fino al 1631. Ma di lui sappiamo pochissimo, sia della biografia che della produzione artistica, anche se ultimamente sono state fatte nuove attribuzioni e ci sono stati dei ritrovamenti documentali, soprattutto per merito del dottor Thomas Della Costa, che è autore di una tesi di dottorato proprio sulla bottega di Paolo Veronese, con cui ho collaborato all'epoca. Di Gabriele Cagliari si è occupato anche il professor Anelli in più di un'occasione, ma in particolare in un contributo che definirei pionieristico, perché è del 1983 per la rivista Pix Sacra,
ma su di lui oggi non mi soffermerò più di tanto, in quanto credo che, per quanto se ne sappia poco, meriti proprio un altro intervento, perché su di lui dà faccia molto da discutere. Tornando al martirio di Sant'Afra, ci si potrebbe chiedere quale sia stata la sua cosiddetta fortuna critica presso Bresciane. È già stato rilevato dagli studiosi che l'elogio di questo dipinto e l'attribuzione totale al maestro veronese costituiscono un vero e proprio topos della letteratura artistica bresciana più antica. Con i dubbi sull'autografia avanzati da diversi autori nella prima metà del Novecento, dopo la Seconda Guerra Mondiale il dipinto sembra affrontare un periodo poco propizio nell'ambito della critica d'arte bresciana. La tela viene solo citata nella trattazione sulla pittura manieristica di Pier Virgilio Benedona nella veramente benemerita serie della storia di Brescia. Non si dà molto spazio in verità neanche agli altri artisti veneti che hanno operato per la stessa chiesa, e mi riferisco alle palle di Francesco Bassano, di Palma il Giovane, di Tintoretto, provenienti anch'esse appunto dall'antica chiesa di Sant'Afra. Di questi dipinti hanno trattato più recentemente anche Angelo Loda nella mostra bresciana dell'anno scorso, a cui facevo riferimento anche prima, in un contributo che offre una panoramica molto utile per ritrovare opere venete cinquecentesche in territorio bresciano. E anche la mia ex collega capuscarina Elena Frosio, in un articolo contenuto nel catalogo della mostra Lo splendore di Venezia del 2016, ne ha parlato. Già nel 1986 Passamani, ad ogni modo, nel volume Pittura del Cinquecento a Brescia, curato da Mina Gregori, include il martirio di Sant'Afra in quel progetto di decorazione pittorica della chiesa di Sant'Afra che la tradizione locale attribuisce alla committenza di Ascanio Martinengo da Marco, l'abate dei canonici lateranensi regolari che risiedevano nell'annesso monastero. Viene spontaneo dunque chiedersi chi sia Ascanio Martinengo da Marco. È da sempre ritenuto il promotore della riedificazione della chiesa di Sant'Afra, ricostruita tra il 1580 e il 1583 su un progetto di Pietro Maria Bannatore. Credo che lo sappiate anche voi, insomma, però ci tenevo a sottolinearlo. In Passamani già ci spiegava l'importanza della portata dell'operazione di Ascanio Martinengo per Sant'Afra, e cioè il recupero, secondo i dettami del Concilio di Trento, di un luogo di culto che risale addirittura alle origini della chiesa bresciana, un luogo che ricollega direttamente la chiesa a lui contemporanea a quella dei martiri bresciani. E secondo la tradizione, come credo anche voi sappiate, i patroni Faustino e Giovita erano stati martirizzati proprio nel luogo dove era stata edificata la chiesa di Santa. Un tempo nominata per questo San Faustino Ansabile. Dell'eminente religioso quale era il Martinengo da Marco, abbiamo oggi il profilo redatto da Michele Peli in un articolo del 2002 per le pagine di Brix Sacra, che su di lui ci ha fornito anche alcuni aggiornamenti documentari. Ne emerge l'immagine di un abate inserito nel clima di riforma materiale e spirituale della Chiesa bresciana negli anni a ridosso della visita apostolica del 1580 di San Carlo Borromeo, come metropolita della provincia ecclesiastica di Milano, di cui la diocesi di Brescia fa parte. E ne emerge anche l'immagine di letterato, di agiografo, di intenditore d'arte, partecipe del dibattito nato con il Concilio di Trento intorno allo statuto pedagogico di un'arte religiosa dal contenuto edificante. Per Ascanio Martinengo a Sant'Afra è comunque giusto sottolineare, come hanno fatto non solo il Peli ma anche il Passamani, l'approccio paragonabile quasi a quello di un collezionista, attento a realizzare nella chiesa qualcosa di simile a una pinacoteca, per mezzo di quadri di diverse scuole pittoriche e non solo quella veneta. È fuorviante infatti, a mio giudizio, ritenere l'antica chiesa di Sant'Afra
come facevano nell'Ottocento Ludovici, il Tempio delle Arti Venete in Brescia. Prima di tutto perché non era il solo Tempio delle Arti Venete in Brescia, c'erano altre chiese che contenevano pitture venete, mi viene in mente per esempio la chiesa di Sant'Antonio Abate, ma anche perché nella chiesa di Sant'Afra, nell'antica chiesa di Sant'Afra, erano presenti anche pale d'altare di Giulio Cesare Procaccini, la pala del bolognese Bartolomeo Passerotti, per esempio, una pala attribuita alla scuola di Barocci, un dipinto del Bagliatore, nonché gli affreschi che oggi vediamo solo frammentariamente che la professoressa Fisoni attribuisce a Gerolamo Rossi. Tutte opere d'arte di cui dovremmo sapere di più e di cui sì, bisognerebbe capire anche l'origine, ecco. Bisognerebbe precisare un po' se fanno parte tutte dello stesso programma di decorazione della Chiesa. Dopo questa parentesi storica, abbiamo capito che riferire ad Ascanio Martinengo da Varco la committenza del martirio di Sant'Afra significa ricollocare pienamente questo dipinto nell'ambito della storia bresciana. Un dipinto come questo, come anche quello di Francesco Bassano, che qui ho affiancato, che lo dico tra parentesi per inciso, si tratta di un tipico notturno bassanesco che va più opportunamente interpretato, a mio modo di vedere, come Sant'Apollonio che amministra il battesimo, più che come il battesimo di Sant'Afra. La prima interpretazione compare nelle più antiche guide bresciane, ma ultimamente si è affermata l'altra interpretazione. Vabbè, comunque, questi due dipinti, a mio giudizio, non si sarebbero potuti concepire senza l'iniziativa del Martinengo da Varco. Michele Beni ci ha illustrato l'attività di agiografo del Martinengo. E sappiamo che nel 1602 uscì postuma a stampa per i tipi di Pietro Maria Marchetti la sua opera intitolata Vite dei gloriosi santi martiri Faustino et Giovita et di Sant'Afra et d'altri santi bresciani. Faccio subito presente che si tratta dell'unica fonte in cui è rintracciabile la Passio di Sant'Afra, cioè il racconto del martirio di Sant'Afra. Assente per contro in altre raccolte agiografiche locali, ma anche reperibili nel Cinquecento, come quelle di Jacopo da Varazze, la famosissima leggenda aurea, e quelle in latino di Pietro De Natali. Non può essere dunque stato altri che Ascanio Martinengo a rendere nota questa storia ai pittori, a mio modo di vedere. E per quanto quest'opera, lo ripeto, sia stata stampata solamente nel 1602. Il Martinengo va ad ogni modo considerato come l'autore che recupera la tradizione più autentica delle fonti su questa santa, sulla santa bresciana. Invito i più volenterosi a rileggere la Passio di Sant'Afra, avendo sott'occhio l'immagine del nell'opera di Martinengo, Afra è descritta come una nobile donna che si appresta al martirio vestita da sposa, come se fosse pronta alle nozze mistiche, e così la vediamo nel dipinto, dove la santa indossa anche quella veste fatta a guisa di rete d'oro, a cui fa riferimento anche Martinengo, e che possiamo considerare come attributo iconografico della santa. Attorniata dagli sgherri, e da un vecchio sacerdote pagano che la incita alla viura della vera fede, Afra sta per ricevere il martirio sul luogo poco fuori dalla città dove erano già stati martirizzati i santi Faustino e Giovita, come nel dipinto indica il dettaglio truce dei cadaveri in terra e del sangue che brucia dal patibolo e dalla spada. Su questo luogo un giorno si innalzerà la chiesa a lei dedicata.
tanto che possiamo arrivare a pensare che la personificazione, che Sant'Anna sia la personificazione addirittura della Chiesa edificata sul luogo dei martiri, sul luogo dove sono stati martirizzati i santi bresciani. E la santa nel dipinto rivolge lo sguardo al cielo verso gli angeli che le porgono la palma del martirio e un sacro floreale. E questo atteggiamento della santa si esplica in segno di accettazione della morte in Cristo, morte che è definita dallo stesso Martinengo nella sua opera, per questo motivo morte bella, molto significativa questa espressione, in quanto momento supremo di elezione della martire al regno dei cieli e dunque alla santa. Il tema iconografico del martirio è un tema importante nell'ultima produzione veronesiana e a questo punto vorrei mostrarvi come Paolo Veronese abbia utilizzato questo soggetto, il soggetto martiriale, per sperimentare un ideale dispositivo figurativo, lo chiamerei così, che potesse rendere visibile nella maniera più efficace possibile la morte bella dei martiri, a cui fa riferimento anche il Martinengo, lo ripeto. Cercheremo di visualizzare, cioè, il modo in cui Paolo Veronese rende visibile e comprensibile allo spettatore il momento del martirio dei santi come momento supremo ed esemplare di santità. Potremmo iniziare con un confronto tra il martirio di Sant'Afra e un dipinto che, come ha dimostrato il professor Michele Di Monte, potremmo considerare come il punto d'arrivo per Paolo Veronese nella raffigurazione della morte bella, cioè il martirio di Santa Giustina per la chiesa omonima di Padova. Un dipinto che dovrebbe datarsi al 1575 e, lo faccio presente, ritenuto già questo frutto sul piano esecutivo della collaborazione tra Paolo e suo fratello Benedetto Cariani, per quanto l'invenzione sia del maestro e sia attestata da alcuni disegni. Sul piano compositivo i due dipinti mi sembrano in realtà piuttosto diversi. Ciò che li differenzia in maniera evidente è la parte superiore di ciascuno dei due dipinti. Nel martirio di Santa Giustina, al di sopra di Giustina, che riceve il martirio sulla scalinata di un tempio, si apre una sontuosa, quasi debordante, direi, raffigurazione della corte celeste, con un Cristo Santo Mundi, Maria, San Giovanni Evangelista, e una schiera di innumerevoli angeli. Bellissima questa rappresentazione. Nel martirio di Sant'Afra, invece, la presenza del divino si limita solamente a due angioletti, quelli che abbiamo notato portano la palma e il sarto floreale. Nel martirio di Santa Giustina, la schiera di angeli direttamente sopra la testa della santa rappresenta come una specie di cesura che individua una zona inferiore dove è rappresentato il martirio. Ecco. E una zona superiore dove viene visualizzata una gloriosa apparizione mistica. Questo dispositivo figurativo, strutturato su due livelli, è l'espediente che Paolo Veronese utilizza per fare in modo che noi spettatori visualizzassimo quel passaggio ascensionale dei martiri dai tormenti della vita terrena alla gloria del regno dei cieli, che è esattamente la morte bella di Santi. Nel martirio di Sant'Afra, la composizione del dipinto assume una struttura decisamente più unitaria. Si perde quasi totalmente la sovrapposizione tra i due piani figurativi del mondo terreno e del mondo celeste, e del mondo ultraterreno. Il moto ascensionale che rende visibile l'elezione e la santificazione di Afra è sottolineato da un dettaglio che trovo molto mosaico, ossia questa asta con vessillo che è direttamente puntata sugli angeli che abbiamo già notato. Credo che nel dipinto bresciano si volesse ad ogni modo lasciare maggiore spazio all'ambientazione, che è significativa e va visualizzata.
in quanto il luogo del martirio di Sant'Afra e prima di lei di Santi Faustino e Giovita, un luogo reale su cui si è fondata, come abbiamo detto, la chiesa di riferimento. La tradizione vuole che fosse un luogo che in antico stava al di fuori delle mura cittadine, così come si vede nel dipinto. Qui sullo sfondo, oltre alle architetture classicizzanti, vediamo anche le mura cittadine. Nel martirio di Santa Giustina abbiamo la rappresentazione del luogo reale della Basilica di Santa Giustina, ma questa è una sorta di piccola annotazione realistica che denota la parte terrena del quadro in cui si compie il martirio. Lo stato architettonico del martirio di Sant'Afra occupa invece una parte preponderante della parte superiore del quadro, affermando la presenza quasi esclusiva nel dipinto della mondanità, a scapito della dimensione celeste. Lo sfondo è oltretutto la parte su cui si hanno più dubbi riguardo l'autografia di Paolo Veronese, e viene di solito assegnata alla collaborazione del figlio Carlo Cagliari. Questa almeno è l'opinione dell'accusato Larker e di Pignatti, che è l'autore del fondamentale catalogo di dipinti di Paolo Veronese. In effetti la composizione bresciana può ricordare gli esiti successivi di Carletto nei dipinti di soggetto martiriale. Ho scelto di mostrarvi la tarda Santa Caterina dei Musei Civici di Treviso, la mia città, è proveniente dalla chiesa di Sant'Oristo, sempre di quella città. Un dipinto attribuibile con sicurezza al figlio di Paolo, in quanto documentato e databile al 1595, dunque vicino alla morte di Carlo Cagliari. Anche qui Carlo non si cimenta più di tanto nelle complesse composizioni inventate dal padre, ma il pittore concepisce una scena per lo più incentrata sulla drammaticità dell'evento, come indicano questi personaggi degli assalti che cercano di scappare dalla confusione, dall'esplosione del dispositivo che doveva martirizzare Santa Caterina. Notate per esempio questo personaggio gigantesco, direi, che occupa veramente una parte preponderante della tela, e notate la drammaticità di questo personaggio. Anche qui lo sfondo è formato da architetture viste in prospettiva che si susseguono fino a confondersi in lontananza. Sono tuttavia scettico nell'attribuire l'intero sfondo del martirio di Sant'Afra a Carlo Cagliari, come vorrebbe Luciano Cosato Marche, in quanto presupporrei almeno anche l'intervento di Benedetto Cagliari, il collaboratore nei confronti del quale Paolo Veronese aveva la massima fiducia e pittore che le fonti ci descrivono come specializzato proprio nelle architetture di Pitt. La questione dell'autografia sulla pala bresciana in questo modo si complica ulteriormente, ma credo che il professor Anelli abbia ragione a sottolineare la presenza della firma di Paolo Veronese. Questo è il punto su cui mi volevo soffermare. La firma dobbiamo credere che sia autentica, in quanto non è stata messa in discussione dal restauro. Questo ci permette di credere che il dipinto sia stato realizzato quando il maestro era ancora vivo e che quindi sia intervenuto direttamente sul dipinto. La datazione del quadro in verità è ancora molto controversa, nonostante proprio perché il Pelici indica una nota archivistica secondo la quale nel 1591, quindi dopo la morte di Paolo Veronese, Ascanio Martinengo sborsò del denaro per la decorazione dell'altare di Sant'Afra, con ogni probabilità l'altare che ci interessa.
Tuttavia ho pensato che a quella data il dipinto poteva essere già realizzato e quindi sono disposto a mantenere una datazione per questo dipinto a ridosso del 1588, epoca in cui lo ricordo Carlo Cagliari aveva 18 anni e all'epoca avere 18 anni ed essere un artista significava essere un pittore affermato, ma non maturo. Quindi teniamo conto anche di questo. Sul piano dello stile, la maggioranza degli studiosi ritiene che solo il gruppo della Santa e delle figure in primo piano siano del maestro Paolo Veronese. Ma in questa parte del dipinto credo che ci sia comunque qualche intervento anche di Benedetto Cagliari, come nello sfondo. Comunque, se volete, potremmo tornarci anche alla fine della mia esposizione. Da ultimo mi soffermerei sulla parte più inferiore della bala del Martirio di Sant'Afra, nella quale sono rappresentati con dei dettagli truci e i corpi straziati dei martiri bresciani. Qui ho messo un dettaglio, si vede bene che è la parte inferiore della bala. Dettagli che hanno stupito alcuni osservatori, che vedono in Paolo Veronese un pittore nobile, aulico, non incline a raffigurazioni violente e sgradevoli. In realtà un dettaglio simile si coglie in una delle prime raffigurazioni di soggetto martiriale del maestro, ossia il martirio dei Santi Primo e Feliciano per l'abbazia di Braglia nel Padovano, ancora Padova, e che oggi si trova al Museo Civico di quella città. In questa pala Veronese non ha ancora elaborato quell'espediente figurativo su due livelli che vi ho illustrato, ma ha concepito una rappresentazione tutta giocata sull'impressionante dettaglio del corpo decapitato di uno dei due santi, di cui ho messo un dettaglio. Potete vedere qui il corpo senza testa e la testa un po' più in là, un dettaglio molto raccapricciante. E che ci dimostra come il maestro fosse capace di dettagli così sgradevoli. Un'osservazione più attenta ci porta in realtà a riscontrare qualche punto di contatto tra questa pala precoce, cioè il martirio dei Santi Primo e Feliciano, e il martirio di Sant'Afra. A parte il fatto che uno dei santi martiri della pala padovana assume più o meno la stessa posizione di Sant'Afra, con le braccia aperte, in segno di accoglimento, ma in segno anche proprio di, cioè come se facesse il segno della croce, se disponesse come una croce. E ricorre poi lo stesso elemento verticalizzante dell'asta con presidio. E le architetture sullo sfondo, popolate di astanti, sono fortemente sconosciute e nel martirio dei Santi Primo e Feliciano lo sono particolarmente, con una prospettiva molto ardita che presuppone la conoscenza delle regole della prospettiva. Non mi spingo a dire che la pala padovana funga da modello di quella bresciana, però quest'ultima si può considerare, in virtù di questo confronto, una sorta di ritorno alle origini per quel che riguarda l'iconografia veronesiana del martirio. Concludo sul martirio di Sant'Afra accennando alla questione del possibile ridimensionamento della tela. Il professor Anelli ha sostenuto che la tela potesse essere stata tagliata sul lato destro e credo che alcuni dettagli ce lo possano ben far pensare, perché non riuscirei a trovare per questa mano che non appartiene a nessuno e fluttua nell'aria, oppure questo dettaglio della tromba, di una tromba, oppure questo piede che non si sa che appartiene. Dopo il restauro, però, la dottoressa Iacolini ha negato invece questa eventualità. Dunque sono un po' imbarazzato a affrontare questo argomento, però se volete possiamo parlarne anche alla fine. Perché non so se ritenere questa questione risolta oppure no, anzi, vi chiedo se sia,
se sia stata tagliata anche sul lato destro per essere riequilibrata un po' la scena, o addirittura se sia stata tagliata anche sul lato superiore o inferiore, non lo so, non lo sappiamo. Sì. Ah, quindi quei dettagli sono molto strani. Per me è incomprensibile. Però le incisioni antiche già c'erano. Ah, ah, beh, questa è la cosa che ho fatto. Siamo spesso dentro. Scusi per la no, no, ha fatto bene perché così abbiamo puntualizzato già una questione che per me non era molto chiara, ecco. Sì, no, in realtà le inquadrature, per così dire, delle scene di martirio prevedono questi personaggi sezionati ai lati, però non in maniera così eclatante come in questo momento. Quindi, sì, non saprei proprio come, sì, non avrei saputo come spiegare questa cosa, però ci vengono in aiuto i restauri in questi casi, perché solo con i restauri possiamo capire se le tele sono state ridimensionate. Bene, abbiamo concluso con il Martirio di Sant'Afra, ora passiamo all'Adorazione dei Pastori di Carlo Cagliari. Quadro che rappresenta un'altra prova del fatto che gli eredi di Paolo hanno spesso lavorato per i vecchi clienti del maestro, a distanza di anni dalla prima commissione. Infatti non sono molto convinto della datazione corrente rispetto a questo quadro che, come ho anticipato prima, è collocato al 1588, ma cercherò di spiegarvi perché non sono d'accordo. Si deve tenere conto che questa tela, che sia questa tela che quella di Paolo Veronese, devono essere state realizzate nella bottega veneziana di famiglia e poi sono state trasportate qui a Brescia. Quindi dobbiamo credere che né Paolo né Carlo Cagliari siano stati a Brescia stabilmente per dipingere, ma è che abbiano semplicemente trasportato i loro dipinti qui a Brescia. E su questo punto mi permetto di dire che bisognerebbe verificare un'affermazione del professor Anelli che ci ha informato che la pala del martirio di Sant'Afra, quella che abbiamo visto fino adesso, è stata portata in città da Carlo. È chiaro che saperne di più su questo fatto ci aiuterebbe moltissimo per la datazione di entrambe le pale, di entrambe i dipinti. Però non sono riuscito a vedere le informazioni più precise al riguardo, magari ne parliamo anche dopo. Dalla mostra dell'anno scorso è emerso che si tratta di un quadro di buona fattura sul grande stile. Nel catalogo Don Fusari ha avuto la bontà di citare le mie parole a riguardo, quelle che ho scritto sulla tesi, che forse suonavano un po' severe nei confronti di Carlo. Io all'epoca giudicavo sulla base di una fotografia piuttosto vecchia e vedere queste immagini a colori mi ha permesso di ragionare, di ragionarci meglio. Comunque continuo ad avere un po' di riserve sul piano positivo. Allora, nella parte vediamo un po' come questa. Nella parte inferiore il gruppo della Sacra Famiglia si trova letteralmente circondato da una schiera di pastori, perdendosi un po' nella confusione e nel sovraffollamento, a mio modo di vedere. La scelta di mettere la Madonna col bambino in posizione un po' decentrata è contraddetta dalla struttura pressoché simmetrica delle quinte sceniche. Costituite da queste architetture classicheggianti che rappresentano una sorta di pretesto per l'inserimento al centro di un paesaggio, cosa che di solito Paolo Veronese non faceva. Nella parte superiore, come se non bastasse, un fottogruppo di angeli musicanti si ritaglia proprio spazio ultraterreno fra le nuvole per un concerto dedicato alla nascita di Cristo.
Sul piano del significato iconologico, questo dualismo serve per instaurare un parallelismo tra la gloria celeste, la nascita di Cristo, e l'adorazione dei pastori, ossia del popolo, questo è evidente. La rappresentazione è poi coerente con la collocazione originaria del dipinto che nel 600 il Faino, nel catalogo delle chiese di Brescia, indicava nella cantoria sopra l'organo. Questo dipinto era assolutamente adatto alla sua collocazione originaria. Rimane comunque il fatto, secondo me, che la scena risulta un po' sovrabbondante di personaggi che poi sono anche un po' sproporzionati, a mio modo di vedere, rispetto alla scenografia. Il dipinto bresciano ci mostra un pittore, tuttavia, che ricerca, non solo per ragioni di significato, ma anche per ragioni figurative, una propria originalità rispetto alle calibratissime e proporzionatissime scene di natività del padre. Se volete dopo ve ne faccio vedere alcune. È indicativo in questo senso l'inserimento del paesaggio, cosa che ripeto non era usuale per il maestro. Per mezzo di questa tela, Carlo stava evidentemente tentando di proporsi al pubblico bresciano come un artista indipendente, non solo attraverso la firma, per quanto ritenga ancora importante dichiararsi come la firma figlio del famoso Paolo Cagliari. Per queste ragioni ribadisco per il quadro bresciano una cronologia più avanzata rispetto a quanto sostenuto anche recentemente da Don Fusari, e da collocare verso 1595, così a titolo puramente indicativo. Vorrei fare un'ultima breve nota su Carlo Cagliari. Non ho avuto modo di conoscere la palla da lui filmata che si trova nella parrocchiale di Gardone, ricordata da Angelo Loda nel catalogo della mostra del 2018. E adeguato, avendo indicazioni, novità da parte degli studiosi bresciani, perché non è stata trattata nemmeno dall'arco d'arche che ho citato. Un'altra interessante opera veronesiana in territorio bresciano è la palla con Sant'Ercolano e l'angelo per la chiesa di Sant'Andrea a Toscolano. Questa tela è stata oggetto di uno studio storico approfondito da parte di Andrea Scriver in un numero della rivista Arte Veneta. In questa occasione mi limiterò a ricordare che questa è una pala firmata da Paolo Veronese, qui non si può vedere la firma, ma vi assicuro che è presente in questa posizione sulla roccia vicino al coniglietto, e una firma che recita sempre Paolo Cagliari Veronese Fatta. Tuttavia, secondo la ricostruzione di Prive, è frutto della verosimile collaborazione della bottega e anch'essa dovrebbe collocarsi cronologicamente poco prima del 1588. Quindi nello stesso periodo, più o meno, di quello che riteniamo essere la datazione del Martirio di San Paolo. L'importanza di questo dipinto è dovuta al fatto che è possibile ripercorrere le sue fasi di elaborazione, a partire da uno studio da tempo attribuito a Paolo Veronese, con il quale possiamo con una certa sicurezza ritenere che il dipinto sia stato sicuramente ideato dal maestro e poi realizzato con la sua supervisione e magari anche con il suo diretto intervento dai collaboratori di famiglia. Si tratta della prima idea per la pala, poi dipinta, come potete notare, con alcune differenze iconografiche rispetto. Mi riservo però di discutere più nel dettaglio la genesi di questo dipinto in un'altra occasione perché non mi vorrei dilungare troppo. Ciò che tuttavia conosciamo del Sant'Ercolano e l'Angelo ci potrebbe dare qualche indizio in più su quanto è potuto succedere anche per la realizzazione del Martirio di Sant'Anna, ossia una realizzazione pittorica, ebbene sì, con ampio intervento di bottega su un'idea del maestro.
Le firme di Paolo Veronese, in entrambe le tele, ci parlano di metodi operativi di bottega che hanno lo scopo di perseguire la riconoscibilità e l'omogeneità di uno stile considerato come il marchio di fabbrica di un maestro. E potete capire che dal punto di vista degli storici dell'arte, casi come questi portano a difficili problemi di attribuzione e inducono sul versante del metodo, addirittura a ridefinire lo stesso concetto di autobiografia. Mi rendo conto che sto lanciando una provocazione importante, difficile anche da trattare perché implica dei discorsi di metodo, però di fatto la direzione degli studi sulle botteghe d'artista stanno andando in questa direzione. Quindi anche qui, se vogliamo, ne possiamo riparlare. Però potremmo andare avanti a parlarne per ore, quindi è una questione veramente importante. Il martirio di Sant'Afra e il Sant'Ercolano e l'Angelo sono testimonianze tutto sommato estemporanee per Paolo Veronese nel contesto bresciano. Mi sono chiesto tuttavia se il maestro e o i suoi collaboratori potessero aver intrattenuto dei contatti con artisti bresciani alla fine del Cinquecento. Quando nella chiesa di Sant'Angelo Merici, assieme alla professoressa Frisoni, abbiamo preso in considerazione l'annunciazione attribuita ancora da Passamani a Pietro Marone, ma che per la professoressa è da attribuire più opportunamente a Girolamo Rossi, è databile credo al 1590. Ci appare evocativa di una maniera veronesiana di dipingere soprattutto le architetture. Lo si può constatare dal confronto con questa annunciazione che ho scelto fra le varie variazioni sul tema prodotte dalla bottega di Paolo Veronese, una versione oggi conservata a Washington presso la National Gallery. L'angelo e la Madonna di Girolamo Rossi non corrispondono ai modelli ricorrenti per queste figure nelle varie versioni veronesiane e che sono esemplificate anche nel quadro di Washington. L'ambientazione, iconograficamente, invece, mi sembra abbastanza simile, no? Penso che siate d'accordo. È la stanza di una casa all'antica, con colonne, lesene, archi che si aprono sul paesaggio. La professoressa Frisoni ha giustamente notato che si tratta di un paesaggio urbano per la versione di Girolamo Rossi. E poi c'è questa balaustra, ci sono dei pavimenti fatti di marmi policromi intarsiati. La componente veronesiana di Girolamo Rossi, che la professoressa Frisoni ha osservato anche nelle sue pubblicazioni, andrebbe però vista alla luce della questione riguardante il supposto soggiorno veneziano di questo artista, che sarebbe avvenuto nell'ottavo decennio del Cinquecento, durante il quale il pittore sarebbe entrato in contatto non solo con il veronese, ma anche con Tintoretto, adottando poi uno stile eclettico che vuole mediare tra suggestioni iconografiche veneziane e tradizione pittorica bresciana. A mio giudizio, il riferimento da parte di questo pittore veronese, di questo pittore a veronese, scusate, è confermato da questa pala per la chiesa bresciana di Sant'Alessandro, dove vediamo una congrega di santi, allora si tratta di San Giovanni Evangelista, San Girolamo, San Francesco e un santo vescovo di difficile identificazione, posti in un paesaggio al di sotto di una visione mistica della Madonna con il bambino. Questa struttura compositiva è evocativa, anche se è abbastanza convenzionale nella pittura religiosa del Cinquecento, ma credo che Girolamo Rossi in questo caso stia effettivamente guardando di più a Paolo Veronese piuttosto che a Moretto, per esempio, e credo che la cosa possa essere dimostrata dal confronto con questo dipinto,
che è una pala di Paolo Veronese, appunto, con Santa Caterina, Sant'Orsola, un donatore in un paesaggio al di sotto di una visione mistica con la Madonna e il bambino. È un dipinto interessante, restaurato recentemente nel 2013, è un'inaspettata commissione per la cattedrale di Bari, ma questa provenienza remota non ci deve spaventare, va collocato nel 1575. Non ci deve spaventare la provenienza, in quanto si potrebbe fare riferimento con un altro confronto a un'opera firmata da Carlo Cagliari, ho scelto questa, segnalata a suo tempo dall'accusato Larcher, ossia la pala con Santa Margherita, Maria Maddalena e un santo vescovo identificato in questo caso con San Frediano, in un paesaggio sotto una visione mistica con la Madonna e il bambino, che oggi sta a Firenze. Una tela un po' più complessa, ma che si mette in dialogo con il dipinto di Rossi per il lontano paesaggio, ecco, e per la figura del Santo Vescovo sul lato destro. Ciascuno dei due dipinti si posiziona del Santo Vescovo sul lato destro. Il profilo artistico di Girolamo Rossi, autore secondo la professoressa Frisoni anche degli affreschi che ho già citato, che si vedono ancora in Sant'Angelo a Medici, è sostanzialmente ancora quello stilato da Brendile Durma nella storia di Brescia. Tentare di sapere di più sulla sua biografia e cercare di verificare in particolare la possibilità che questo artista sia stato a Venezia potrebbe rivelarsi importante anche per conoscere meglio i rapporti che la bottega di Veronese poteva avere con Brescia, o addirittura per scoprire un contatto diretto tra Rossi e gli erede Spagni. Per ora constatiamo che tra i pittori bresciani del tardo Cinquecento è quello che maggiormente guarda ai prototipi veronesiani, più anche di Pietro Marone, che è il pittore a cui ogni tanto si attribuiscono delle tele che poi che altri attribuiscono invece a Girolamo Rossi. Queste due personalità si sovrappongono a volte. Non mi sembra che la pittura di Paolo Veronese abbia avuto molta fortuna nel collezionismo privato dei secoli successivi al Cinquecento. Cercare dipinti di Paolo Veronese negli elenchi redatti da Giambattista Carboni nel 1760 e commentati qualche anno fa da Don Fusari vuol dire scoprire qualche esemplare di difficile identificazione, ma soprattutto di assai dubbia attribuzione. Ma vorrei concludere con alcune brevi considerazioni su una recente attribuzione in favore degli eredi Spauli formulata dal professor Anelli per un ritratto presente proprio in una collezione bresciana e che oggi è alla Pinacoteca Tosio Martinengo, e si trattava della collezione ottocentesca di Camillo Bronzoni, importante cultore delle belle arti della città bresciana. A giudicare dalla fotografia che ho tratto dal catalogo del museo, mi sembra un ritratto di grande qualità, anche se è di medie dimensioni, non è grandissimo. Qualità tale da poter suggestionare e ricordare la migliore ritrattistica del Veronese. Non conosciamo l'identità della persona ritratta, che è vestita elegantemente ma molto sobriamente, e come succede in molti casi forse non riusciremo mai a scoprire e a rispondere alla domanda sull'identità di questo personaggio. È rigettata l'antica attribuzione alla pittrice cremonese Sofonisba Guissola, il professor Anelli formula la sua ipotesi in favore degli eredi Spauli, in particolare attraverso un ragionamento logico che chiama in causa le lettere che si possono leggere sul cappello tenuto in mano dal personaggio, da intendersi come iniziali non tanto del nome della persona ritratta, ma della firma degli eredi Spauli. Qui potete vedere una H, una E, IT
e poco più in là una B, che farà connessione appunto a Hermes Fabri. Mi piacerebbe poter vedere dal vivo davvero questo dettaglio, per capire se, anche se possa essere stato manipolato. Certo è che i ragionamenti del professor Anelli sono convincenti. Un ritratto antico di solito o non riporta alcuna iscrizione del nome della persona ritratta, oppure lo riporta per esteso. Sarebbe strano ritrovare solo le iniziali del nome del personaggio. Un esempio di ritratto con iscrizioni si può naturalmente trarne dal catalogo dei ritratti di Paolo Veronese, su cui John Garton ha dedicato volume, ed è il ritratto di Hans Jakob König del castello di Praga, dipinto da Tabila nel 1575, che oltre all'iscrizione con il nome di Paolo Veronese sulla sinistra, riporta per esteso anche quella del nome e dell'origine del personaggio, Jacobus Ibibius Manus Crescensis, il quale è vestito sempre di nero, ma in modo elegante, in una maniera un po' più ricercata rispetto al nostro amico bresciano. Notate per esempio la cosa. Garton sottolinea che questo dipinto è sempre stato ritenuto di Paolo Veronese, per quanto dimostri uno stile un po' diverso dai più noti esemplari della ritrattistica veronesiana, egli quindi ritiene che sia da attribuire a Tornando al ritratto del Tosio Martinengo, con i dubbi che permangono, si può comunque accogliere la proposta del professor Anelli come ipotesi di lavoro, da discutere nell'ambito di ricerche più estese sulla ritrattistica della Bottega Veronesiana. In verità, attualmente non abbiamo una grande idea dell'attività degli Hermes Fabri come ritrattisti, dobbiamo dire. Nel volume di John Garton si fanno alcune attribuzioni a Benedetto o a Carlo Cagliari, ma queste non sono confermate. Il punto fermo per la ritrattistica della bottega è tuttavia rappresentato da questo ritratto, il ritratto di Tommaso Giunta dell'Ermitage di San Pietroburgo, un dipinto precoce datato sul cartiglio che vedete qui, al 1563, e che per buone ragioni può essere attribuito a Benedetto Cagliari. A parte l'impostazione più fedele alla ritrattistica ufficiale di Paolo Veronese, con inserimento di architetture e dettagli di ambiente, il Tommaso Giunta mostra in verità tutti i limiti di Benedetto Cagliari, ritrattista. Qui il personaggio, a mio modo di vedere, è una figura un po' ingessata, dall'espressione imbambolata, priva di quella brillante vivacità che traspare nel volto che emerge dall'oscurità del ritratto bresciano. È vero, il ritratto di Tommaso Giunta è solo del 1563, mentre quello bresciano è stato datato alla fine del XVI secolo, in virtù proprio di questa di quella che si suppone essere la firma. Per adesso sono disposto a seguire il suggerimento di Garton di acquistare il Tommaso Giunta allo Jakob König, e aggiungerei che questo è un ritratto che mi pare certamente riuscito. Ma possiamo confrontare ad esempio la resa delle mani, soprattutto quella che si poggia sul bracciolo dello scranno su cui siedono i personaggi, cioè quella a sinistra, che mi sembrano abbastanza simili, no? Non trovate? Per il dipinto bresciano, pur nell'incertezza, credo in fin dei conti di aver appuntato qualche elemento in più, almeno per discutere l'interessante attribuzione del professor Anelli, che sicuramente stimolerà ulteriori discussioni. E con questo ho concluso, vi ringrazio e spero di non essermi dilungato troppo. Spero che abbia delle considerazioni. Poi cercavo di
Allora, una situazione non abbiamo potuto vedere che la prima cosa di Martinetto, che comunque è in cose che è dentro, perché la parte della parola grazie è nei propositi, ma che è visibile. Non avrei visto il dubbio sulla sigla, sì. Perché è stato restaurato un po', e se la falsa la libreria, quindi è giusto, è ok. Sì. Bene. Non sono sicurissimo che sotto confuse il nostro rapporto apprezzare ulteriormente tutto ciò che è e non sono del tutto convinto che se mi sanno in alcune novità dei praticati sotto la sanità, perché la testa, l'unica testa che si vede chiaramente, non risponde a una presenza con quella barba, eccetera. Comunque la rappresentazione è significativa. Vabbè, forse io ho fatto riferimento, allora mettiamo. Una cosa di intervento di sì. È stato sfortunato con la foto di quel quadro. Perché la vita di altre foto sono tutte molto belle. Questa del bambino è già tanto, non è una bella fotografia. Le fotografie non sono mai andate alla realtà. Ma lei voleva che ho fatto loro di questa sera. Dunque, il discorso quando noi ci siamo trovati non solo in maniera di questa risoluzione, ma in tutto quanto. Allora, quando io ho scritto che non riuscivo a capire che la mano che mi può entrare così, cioè, eccola lì, avevo scritto in un vecchio articolo di giorno, che ho dedicato a preoccuparlo, avevo scritto ma il restauratore, Leonardo Grappa, è stato in un'altra parte. Quindi il mistero è ancora meglio di prima. In una donazione di Cappetto, sì. Che continuiamo 1595, sì. Io, se lei mi consente, scriverei anche un po' lo studio del passato. Sì. A partire da qui apriamo una parentesi molto ampia. Però mi sembra un elemento che caratterizzerebbe. Io stiamo parlando di Maderno. Sì. Che gli studiosi mettono prima del 1588. Sì. Sembrava che la contatto l'aria, non fosse molto d'accordo. Ma veniva ancora la contatto. Sì. Io non l'ho conosciuto direttamente, ma so che ha curato dei contributi per alcuni cataloghi. Ben conservato. Non mi faccia dire, però sì. Io non so che quando ho fatto una conferenza ma non so parlo perché. Qualcuno non può pensare a tutti i torti possibili. Ma se lei lavora, come ha lavorato senza dubbio, la fondazione Cigna è un'immensa fototeca straordinaria, però sempre ha lavorato anche per il bene comune, sì. Che difende con una tenacia e per vedo dei geni di un senso, uno non può dire no, questo non è. Se lei ha detto che uno non può dire ma potrebbe. Beh, è stata molto considerata sia dagli studiosi e poi è lei, tra l'altro, quella che afferma con più convinzione la componente bassanesca di Carlo Magliano. Per dire. Mi conferma questa importante che va detto di conto. Dunque, abbiamo detto che esistere poco prima del 1588. E generalmente l'altro interessantissimo è il paragone che ha fatto comunque il disegno del settore universale. Sì. Perché il disegno è molto bello, però non è mica brutto neanche qua. Io dico a Teresa se
Sì, certo. E anche il nostro fuori fortuna in Europa, se ha qualcosa da dire. Penso che sia una cosa che è un diventato complementare, quindi rotazioni. Si sta dando una bella proposta, quindi sì. Interessante. Allora, due cose volevo sottolineare. Allora, intanto, non è che un mio contribuzione della rotazione, ma io pensi sono testimoniati come non si sì. La seconda cosa che non ho fatto la mia casa che è la molto, però forse è caso anche di considerare le dimensioni delle varie scala di comunità che sono enormi, altissime, più a 600 e oltre rispetto alla per quello che riguarda sì. La cortina di lettura mi sembra molto belle queste di quelle della madre che lei nominava belle della madre che hanno tagliato sì. Forse se appunto di qualcun altro nella bottega sì. La cosa interessante del tipo di architettura è come pare identica in un punto che era nato nell'antico di questo perché lei oggi fa l'intervento di tanto cosa di sì. Quindi ha visto la valutazione del trasporto di Tommasbona che è un'altra artista che va in parallelo con Rossi e che a volte si confonde anche lì con l'ultimo di Tommasbona e che tu, anche in questo si dice che si sia formato a Venezia, ma come hai fatto io in realtà, a parte questo, è un tutto il contrario di questa grande sfera orale che si trova nel soffitto del Santino de Donne, cioè del primo del terzo dopo del campo. Ma c'è la stessa cultura con che vedo, ecco, ah, se guarda, sì, ho il suo sotto, perché c'è un tanto all'estero, quindi facendo questo, ma per me è anche tante cose, per un esempio. Sì, allora, questa, qui stiamo trattando della questione della collaborazione tra Tommaso Buona e Pietro Marone. Tommaso Buona risulta da delle fonti anche dai documenti. No, del suo apprendistato a Venezia, però presso Tintoretto, è tramandato da una fonte pubblica. Forse è questo, e dietro anche di Pietro Marone si diceva questo, si diceva che forse addirittura è stato avviato di Paolo Veronese, però se lei avrà letto sicuramente la biografia sul dizionario biografico dell'italiano di Pietro Marone, questa idea dell'alunnato presso Paolo Veronese di Pietro Marone, anzi direi che non è più data per attendibile. E questo è un elemento in più per confermare il fatto che Giorgio Rossi sia più veronesiano di lui. Ma chi ha anche affermato la voce del dizionario biografico? Mi sembra. Peraltro, che tu sai questa sua osservazione, sì. Perché io ho fatto un salto con il tuo lavoro, in Nicaragua c'è un altro genitore tra Moresco e Gamba, e quindi veronese è un bambino che è escluso da questo consorzio di tutta questa sua osservazione. Però, i confronti che lei ha portato, anche se si è interessato in un fatto di sociale, poi lei ha portato dei confronti che qua c'è stato usato, assolutamente contingenti. Sì, guardi, anche quel santo vescovo, un po' la componente del paesaggio, che poi anche stamattina quando ho visitato il museo di Ciano, ho visto un muretto con la stessa strutturazione, però si vede che dal punto di vista dello stile, in questo caso Girolamo si sta guardando più a Paolo Veronese, anche in modo di vedere la mente. Poi si tratta sempre di piccoli bresciani che fanno sempre di fare la mediazione, mi sembra di aver capito, tra la traduzione di un grazie.
questa è stata un'immagine che diciamo scorgendo, all'estremità sinistra un personaggio che plausibilmente dal mio punto di vista, però magari ci stiamo parlando insieme, perché ci sono elementi gesi, invece possiamo vedere insieme una sorta di ritratto. Tutto questo per magari così fornirvi un asso di ispirazione legata al ritratto che vedete Spalle, che è stato venduto recentemente in Pinacoteca. A quale immagine secondo me scorgiamo quella figura che per me, forse la mia suggestione, però che sono molto caratterizzato dal punto di vista fisionomico, quindi potrebbe anche essere valutato. Ma stai parlando del partito? Ah, scusa, non avevo capito. Allora aspetta che torniamo. Ecco, allora tu individui una. Allora, sì, alla mia sinistra vedo il personaggio con il drappo panno bianco, alla mia sinistra. Quello qua c'è con la testa sì. Questa? Sì. Nella mia mente, però. Oddio, non saprei di chi si potrebbe trattare anche qui. No, cioè, anche io mi sono chiesta di dirò perché, come ti dicevo nello scambio di miei che abbiamo avuto, la figura di Sant'Angela nel Barco è evidentemente preponderante di Sant'Angela. Sì. Però è vero che può essere lui perché sembra un ragazzino, quella. Per quanto sia morto abbastanza giovane, sì, è un ragazzino. È un adolescente. Allora, volevo concludere qui con un mio ultimo suggerimento per quello che sono stato a dire. Si ricordava che Pascal di Martinetto è uno dei protagonisti del fuggito, del fantasma del fuggito, non dimenticando perché è importantissimo questo elemento. Abbiamo ricominciato. Abbiamo fatto un po' di riposo in gennaio, adesso le nostre appuntamenti ricominciano e abbiamo già calendarizzato fino alla metà di maggio. Quindi, come dicevete, tutti in politica, adesso io a memoria non mi ricordo come non mi sarei qui anche di noi. L'invito è per acquistare la rivista. E ci sono dei volumi interessanti che ha scritto il professor Vaglia a vostra disposizione con una relazione con l'offerta. L'offerta del riscaldamento non è obbligatoria, ma è grazie. Grazie.